Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato a Victoria 3 con l'Italia. Un'Italia che... cosa? Perché partiamo così appena ricaricato e gli industriali vogliono fare la rivoluzione? Ma che è sta storia? Abbiamo un bel meno 16 perché abbiamo la Public Health Insurance. Dovete sapere una cosa, che in realtà... in realtà io sono appena passato la patch 1.4 e sono partito con la 1.01, credo, 0.2. Il gioco non mi si è rotto, spero, perché se si è rotto dobbiamo vedere, però... Allora, se... intanto qui abbiamo 10% mortality con questa. Se io faccio la Private Health Insurance... Private Health Insurance meno 0% mortality per Wild... che mi sembra una cosa abbastanza strana, rotta, però non so. Dai che vediamo magari una rivoluzione in questo episodio. 9%, 58 truppe. Noi ne abbiamo un po' di più di truppe, quindi secondo me rivoluzione o no. Fa ridere che gli industriali vogliono fare la rivoluzione in Italia perché abbiamo introdotto la sanità pubblica. Abbiamo le tasse basse, abbiamo un'economia che ovviamente rompe il grafico perché... porca miseria. Migrazione greca. Ah, non vanno più in Sardegna i greci? Strano, perché la Sardegna è un'isola greca. Occhio, i greci sono il 58%. Però vabbè. Però sono cattolici, si stanno convertendo. Questa è bella. Fermi tutti. Evento in Lazio. The Rise of Radicalism. Possiamo boostare i radicali oppure i conservatori. Ma sì, dai, andiamo sui conservatori, facciamo un po' di sano ancien regime. Guardate come stanno salendo i radicali. Secondo me la patch ha rotto qualcosa, però vabbè, vediamo, lo scopriamo insieme. Intanto stiamo facendo le manifatture in Abruzzo che ci ammazzano. E chi ci ammazza noi nel simulatore nel simulatore di fabbrichette più bello del mondo? Dai. Chiudiamo qui il furniture e poi andiamo a sistemare il resto. Tanto ormai è tutto messo in coda. Curiosissimo di vedere cosa succede quando... come meno zero? Come la rivoluzione scende, scusa? Più zero, meno zero. Meno zero adesso. Zero. Più zero. Sta succedendo qualcosa che non mi spiego. Ai radicali si sono bloccati. Nuovo partito è stato creato in Italia. L'estrema sinistra, signori. È un po' tipo Letta, per darvi l'impressione. Allora, l'estrema sinistra... non ci credo! Ci abbiamo Garibaldi, che fa parte dell'esercito. L'intelligenza e le trade union, che hanno deciso di essere estrema sinistra... e ci sono i rivoluzionari, che a questo punto saranno di destra, che stanno salendo dello 0% per turno. Ma sì, chi se ne frega. Tanto li sistemiamo a manganellate. Ok, intanto qui vedo che il GDP ha subito una grossa frenata. Continuiamo a superare i cinesi, scusate, continuiamo a superare i cinesi e allo stesso tempo continuiamo a scendere. Vi ricordate la fine dell'episodio scorso quando, dopo aver messo in pausa il Grand Ching, era salito a 180 milioni e adesso è a 171? Sono cose bellissime. Però una cosa molto bella, adesso vediamo il Global GDP, è vedere che finalmente le altre regioni dell'Italia si stanno industrializzando. Vi ricordate che tutta questa costa era bianca, adesso non più. Diamo un po' di potere alla destra, dai, vediamo che cosa succede di divertente. Intanto stiamo boostando le miniere di piombo in Sardegna. Piombo che a quanto pare costa abbastanza. Ok, va bene, non le abbiamo ancora aperte, quindi non si vede il lavoro, ma...
Ok, bene, adesso iniziamo a produrlo. È noto che è estremamente profittevole. E la rivoluzione come sta andando? Meno 0, 0, più 0. Mi sembra giusto. Elezioni. Allora, i poll al momento danno l'estrema sinistra di Garibaldi, il Free Trade Party e la destra. Quindi l'estrema sinistra di Garibaldi dovrebbe avere un 67%, quindi in momento un 103%. Direi che può andare. Opla, che siamo a 179 milioni. Guarda un po' che bello. In tutto questo, la qualità della vita dei poveri, impoverished, non è male comunque. La qualità della vita dei ricchi e della classe media è sicura, è molto buona. Campagna nel delta del Niger. Ok. Unproductive trade routes. In molti mi hanno dato molti suggerimenti durante questa serie, che ovviamente adesso non ho intenzione di seguire perché gestire tutto il discorso del commercio non ho voglia. Sono pieno di soldi senza fare questa cosa. E avendo registrato prima che voi aveste il gioco, ho fatto un po' fatica ad implementare i suggerimenti. Però magari per la prossima partita cercherò di essere un pochino più preciso nel tentare di diventare la prima potenza del mondo. Adesso infatti sono la seconda ed è un po' un dramma. Allora, riformiamo il governo, vediamo se insieme all'estrema sinistra mettiamo gli industriali. Occhio, perché se portiamo gli industriali al governo non perdiamo legitimacy. Se porto la borghesia piccola, non va bene. Se porto i landowner non va bene. Se porto i popoli rurali non va bene. E Vaccarella a un certo punto fare tipo una riforma del governo che non c'entra assolutamente nulla, tipo mettere tutti quelli che hanno perso le elezioni. Ma non oggi, perché non posso. Non posso aspettarmi. Come no? Ah, approval is angry. Non possiamo mettervi nel governo. Non si entra nell'angolo della rottura del governo. Esci, non si fa la riforma. Rimaniamo così. E leggi per i poveri, vediamo un po'. Wage subsidies, old age pension. Questo farebbe arrabbiare gli industriali, l'endowner. Sì, ho capito, però gli industriali si incazzano con tutto comunque, quindi andiamo a vedere le leggi, dai. Monarchia. Possiamo diventare una repubblica presidenziale. Garibaldi, l'intelligenza e le trade union sono d'accordo. L'opposizione ovviamente è contraria, soprattutto la Chiesa e i landowners, ma non i... Cos'è il Council Republic? Teocrazia, peccato che non si può. Torniamo indietro. Racial segregation. Se andiamo verso il multiculturalismo, chi facciamo arrabbiare? La Chiesa cattolica e la petite bourgeoisie. Facciamo felice l'intelligenza. E secondo me, col multiculturalismo riusciamo a portare dentro molta più popolazione. Però perdiamo autorità, che ci serve. Il protezionismo farebbe felici i sindacati e non gli industrialisti. Vabbè, devo fare qualcosa che faccia bene agli industriali, dai. Censura? Diritto d'assemblea? Oh, più 10. Se diamo il diritto di assemblea, perdiamo autorità? Sì, perdiamo autorità. Guadagniamo un 10% di tech speed perché perdiamo almeno 10. Dai, diamo il diritto d'assemblea così magari gli industriali la smettono di rompere le scatole. Tra l'altro, la rivoluzione di cui parlavano non si vede, eh? Quindi, boh. Capisco. Chi lo sa che cosa succederà, signori? Chi lo sa? Tensioni alte un po' ovunque. Input shortage, oppio. Andiamo a vedere, possiamo dichiarare svariati interessi, giusto? Declare interest.
Vediamo se vado ad interessarmi. Ah, mi potrei interessare tipo di Cina, India. Ok. Perché no? Arabia. E poi magari noi cerchiamo delle zone che producono l'oppio e le andiamo a conquistare, le colonizziamo e basta. Posso andare a colonizzare anche il Niger, ok? Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Devo tirare su un pochino di burocrazia però perché stiamo perdendo troppe tasse. Allora, adesso stiamo facendo le miniere di ferro, poi faremo di nuovo le ferrovie, poi fammi vedere che cosa avevo messo in coda. Miniere di ferro e ferrovie, va bene. Chemical. E abbiamo sbloccato il femminismo. Scusate. Abbiamo sbloccato il femminismo. E abbiamo gli Ibibio che vanno alle Hawaii. Mi pare giusto perché è una bellissima meta per le vacanze. Mercato. Ok. Vino, oppio e sigari costano un casino. Come nella vita reale. Il tè, la porcellana e la manifattura di lusso. Un po' di più. Il caffè comunque più 55. Se io continuo a... Se continuo a boostare l'industria del caffè nelle colonie, comunque male non fa. E secondo me è abbastanza facile. Le cosiddette grocery, cioè le cibarie e i vestiti, costano molto. Come costa molto lo zolfo, il carbone, nonostante io abbia potenziato, il piombo, il ferro invece non costa niente e non capisco perché io lo sto potenziando. Ah no, railway, ok, l'ho già potenziato. Ok. L'energia va bene. Wow. Abbiamo bisogno di un accesso al mercato diverso. Sapete che cosa facciamo la prossima? Andiamo a ricercare le ferrovie elettriche, electric railways, perché dobbiamo costruire veramente tante, tante ferrovie. Stiamo perdendo a causa di una scarsissima logistica e di una brutta burocrazia. Quindi dobbiamo lavorare sull'efficientamento, si dice così, efficientamento. Il tasso di alfabetizzazione è 60,6%, l'università l'abbiamo fatta nello scorso episodio, direi che ci sta. Ci sta, ci sta. Va bene, expanding a market lowering consumption price. Iron coal steel in Italy market cheaper than the base price. Iron coal steel, ok, questo si può provare. Possiamo perdere prestigio con l'imperatore e guadagnare più successo delle assemblee. Vediamo. Qui nel chemical avremo bisogno di molto più zolfo. Per fortuna che in Sicilia arriviamo a 20 praticamente con queste zolfatare. E arriviamo a 40, dai. Cioè non 20, scusate, a 100. Arriviamo a 40. Iniziamo a raddoppiare le miniere di zolfo in Sicilia, così questo ci darà una bella mano. Basterebbe fare auto expand comunque. E poi può andare da solo. Jaune Coal unlocked. Naval max level più 10. Là là. Signori, metto in pausa, nella speranza che non cambi niente mentre siamo in pausa. L'Italia, nel giugno del 1885, è la prima potenza economica al mondo, il primo motore industriale al mondo. E questa è la mia partita di prova. Fatta prima in assoluto senza giocare al tutorial e ho tipo l'impressione di non essere l'unico ad essere arrivato a questo livello, perché guardando un po' in giro sui forum ho visto gente che è arrivata prima pro capite, tipo quella svizzera, che ci sta, perché svizzeri, però capite che sì, non lo so, non lo so. O sono molto bravo oppure non è stato così difficile, chi lo sa. Oppure adesso salta tutto, scoppio e non arrivo neanche a fine della partita. Può essere anche quella. Anche quella può essere un'idea, quello può essere un epilogo. Ok.
Tutto questo, che cosa stiamo migliorando? Stiamo migliorando la produzione di energia elettrica, che comunque fa bene a tutti, quindi va bene così. Sarei curioso di vedere, chissà se trovo una mappa. Se io vado a vedere il mercato e prendo il piombo, ciao, l'oppio. Sì che la vedo la mappa, sì che la vedo. Io vedo che l'oppio viene prodotto principalmente in Bengala. Southeastern Company, ok. Che è un problema. Che io attaccare questi. Però ci sono anche regioni che sono potential, tipo Makran, potential 40. Makran è uno stato da solo. Quindi se io faccio un diplomatic play, andiamo a vedere, e faccio una cosa tipo make puppet Oman. L'Oman qua, nelle costruzioni, mi può potenziare l'oppio, può fare un 5, che è pochissimo. Qui invece, addirittura qui nulla. Ah, e allora cosa stavo guardando? Scusate. Sell order pay orders. Potential 40, potential 100. Voglio vedere se in Africa c'è da potenziarla da qualche parte, ma non credo in Africa. Potential Ah, adesso capisco. Ok, consumption va bene. Production potential. Cioè, quindi sono in Persia e vado nei building, dovrei trovare l'oppio. Dove? Eccolo qua. In Luristan. Ok. Cioè, questi ne producono 3 di 50, tutto, di 50 con tutti i soldi che potrebbero fare. Cazzo. La domanda che sorge spontanea, riesco a mettere come puppet, non posso mettere la Persia come puppet. Provo a mettere l'Oman. Allora, avremo dei nemici come il Nejad, la Persia, il Varzangali. Confirm make puppet. È una guerra così lontana, però non so se riesco a gestirla. Vabbè. Lo tengo presente pro futuro, perché comunque non è che devo fare l'oppio per forza adesso. Ci sono tante altre cose, però. Turbina a vapore. Andiamo subito sulle electric railways. E con questa bella turbina a vapore non ho la più pallida idea di cosa posso fare. Intanto metto tutto public trade, anche se mi dice che guadagnerei meno. Scusate, devo andare a vedere la turbina a vapore che cosa fa. Unlock coal fired plant for power plants leads to oil. Praticamente posso cambiare la produzione delle power plants. Quanto abbiamo adesso di produzione? Più 16, benissimo. La musica però è spettacolare. Allora, ci serve più carbone, ci servono più motori. Insomma. E adesso sta roba costa veramente una fucilata. Merda. Iniziamo a perdere. Automatic irrigation, bellissimo. Iniziamo a perdere, andiamo alla costruzione di strutture
E andiamo a fare carbone. Il congro è altamente produttivo, facciamolo. L'Istria produttiva la portiamo al massimo. E poi il Piemonte. A sto punto. Perché secondo me adesso ho dei prezzi che non hanno letteralmente senso. Vedo zolfo più 46, il carbone più 38, i motori più 37. Wow! Wow! Non andiamo per niente bene. Però siamo 190 milioni di PIL. E questo non è male. Questo non è affatto male. Stiamo letteralmente volando. Nonostante tutte le sfighe dovute. Oh, abbiamo il diritto di assemblea. Allora, gli industriali guadagnano più 10, la petite borghesia più 10, il tradino più 10, l'intelligenza più 5, le forze armate meno 5, le donne meno 5, la chiesa meno 5. Ok, make this an exclusive product. Buttiamo il prestigio, perché no? Siamo sotto un pochino con l'autorità, ma è poco male. Se vado a vedere la politica adesso. Noto che gli industriali sono happy. Sono passati da odiarci a un più 9. Quindi alla fine adesso ci guardano non di buon occhio i latifondisti e il rural folk, ma il resto va tutto benone. Ok. Ok. Adesso siamo crollati con i soldi perché l'investment pool transfer sembra essersi azzerato. Abbiamo un bello zero. Ok, abbiamo 18 milioni in riserve d'oro, quindi questo ci permette di stare un po' tranquilli. Allora. Credo di aver cliccato un construction sector, ma chi se ne frega. Potenziami i porti a livello 6 ovunque. Almeno qui sulla costa. Perché vedo che non ho accesso al mercato. Poi anche Napoli, che è già a 6. Portiamo le railway quindi a 12. Chi altro? La Toscana, portiamo le railways a porti a 6. Railways a 8, 10 allora. E poi torniamo un attimino a fare un po' di tassazione, taxation capacity. Ok, andiamo a costruire allora urban. Ci sono un sacco di eventi legati alla rivoluzione, però non sta succedendo niente. Quindi, onestamente. Allora, andiamo a fare il Government Administration, almeno livello 5 in tutte le città. Qui è 10, qui è 10, qui è 6, qui è 1, portiamo 5. Qui è 6, va bene. Che bella cosa, una user interface de merda. Allora, dov'è l'admin? Ecco qua. L'Umbria adesso ce l'ha. Dovrebbe aiutare la rivoluzione. Continuiamo a dire che facciamo la rivoluzione, però
Chi se ne frega? Cosa sta succedendo? Whatever will be, will be. Guardate, io praticamente i politici adesso che sono tutti contentissimi perché continuo a dire rivoluzione, rivoluzione, però rimango imperatore. E tra l'altro l'imperatore ha 76 anni adesso. Garibaldi quanti ne ha? 79. Ci sono i leader che vivono per sempre, è una cosa strana. Va bene. Seguiamo lo sviluppo del carbone, che è una cosa estremamente eccitante. Lo so, ragazzi, che è quasi incontenibile seguire questo gioco in queste fasi, ma dobbiamo farlo, dobbiamo farci forza. Il carbone costa il 20% in più rispetto al costo di mercato e i tedeschi stanno andando in Tasmania. Dove c'è Taz, l'unico imitabile. Che bellezza. Ok, adesso le miniere dovrebbero chiudersi. Voglio capire che cosa ho dato dopo le miniere perché non mi ricordo più. Ah, i porti e le... Sì, beh, poi praticamente inizia tutta la fase di costruzione di porti, infrastrutture ferroviarie e pubblica amministrazione. Cioè, dopo questo boost incredibile industriale ci buttiamo sull'amministrazione, anche se non siamo riusciti a rispondere a tutta la domanda. Però almeno adesso il carbone mi sta un 9%, quindi abbasserà anche il prezzo dell'acciaio, che abbasserà il prezzo dei motori, che è il mercato mio padre comprò al mercato dell'est. Sapete cosa voglio fare io? Ok, autorità più 60. Io voglio fare delle guerre. Makran, vediamo se Makran, secondo te, se io conquista questa cosa... Posso, se io faccio un puppet qui in Oman, la Grecia sta con me, la Persia sta con l'Oman, che palle. E Burma secondo voi lo fa l'oppio? Aspetta, produzione Aise Chi Pegu, a Pegu Burma produce l'oppio. Potremmo esportare un po' di democrazia. Aise Chi Pegu, Burma, Aceh, Siam, Jambi e Perak potrebbero unirsi contro di noi. Vediamo un po' se la cosa funziona. Allora, fearful, they are fearful. Che meraviglia, si stanno cagando nelle mutande, ragazzi. Hanno paura. Allora, mobilitiamo tutto. Non ho la minima idea della tecnologia militare che sto usando, ma spero che Burma non sia messo meglio di me, se ne siamo nella merda. Ah, guardate che spettacolo, sto ancora usando le Man of War. Dovrei iniziare a produrre Ironclad. Credo... Ah, a parte che possiamo andare alla Genecola tutti... Cioè, devo cliccare su ogni singola... La Genecol praticamente ci dà dei vantaggi in più a livello di modificatori. Nella sfiga, almeno una cosa nuova ce l'abbiamo. Worried. Loro hanno 22 brigate... E the good word of the revolution. La Svizzera sente l'eco della rivoluzione. Saranno contenti. Allora, se ne... Ah no, adesso sono supportati da un sacco di gente che però fa pietà. Io non posso fare uno sway country, vero? No. Niente, signori. Sembra che nell'episodio 29 stia per partire una guerra in Indocina. What? Signori, l'Indocina ha ceduto. L'Indocina ha ceduto.
Si sono fatti conquistare senza guerra. E adesso però abbiamo un'altra manovrina da fare a Tibesti. Dov'è Tibesti, scusate? Dov'è questa bellissima nazione che tutti conoscono? Ah, qui in India, ok. No, qui in Africa. Ok, qui possiamo fare delle guerre per espandere la nostra potenza spropositata. Ma agricoltura, opium plantation. Guarda cosa facciamo qua. Guarda cosa facciamo. Noi boostiamo fino alla nausea le piantagioni d'oppio e poi ovviamente i porti. E avremo una produzione di oppio tutta nostra con blackjack e squillo di lusso. Amici e amiche, vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi chiedo di lasciare un pollicione in su. Siamo riusciti ad arrivare terzi in GDP pro capite, quindi la Francia, scusate, la Norvegia e la Serbia ci hanno superati, ma a livello di GDP in generale 220 milioni, quindi siamo 39 milioni sopra la Francia, siamo diventati una potenza, senza confini. Grazie per essere rimasti con me, ci vediamo alla prossima, dagli per ora è tutto.